Ciao Reda, oggi sono qui col mio amico Federico e faremo una partita veloce a FIFA. Tu hai già scelto? Io ho scelto il Barcellona. Io, boh, che se so. Dai, facciamo un classico spagnolo. Va bene. Dai, dove? Oh, ve lo dico a voi che ascoltate, io sono uno scalzone che non vi immaginate. Se vuoi farti un po' di pubblicità, di... No, no, io non mi faccio pubblicità. Iscrivetevi! Ok, bene. Quindi oggi un classico, Real Madrid-Barcellona. Che maglia di merda, Andiamo per quella mia. Vai, le maglie originali. Vediamo qua cosa abbiamo. Io non tocco nulla che sennò faccio casini. Allora, fammi vedere solo sta rosa, vediamo come io esce. Io toglierei Benzema e Higuaín. Mascherano, ma mi sto sul cazzo Mascherano. È scarso. Più scarso Adriano. Ma sono le rose aggiornate un po'. Che era qua che Messi 95, il re incontrastato. Visto Cristiano Ronaldo. Quanto ha Cristiano Ronaldo? Non adesso posso vedere. Eccolo, 92. Ah, sono più forte io. Vabbè, sulla copertina. Cosa vuol dire a disposizione? A disposizione sono quelli in panchina e quelli più in giù sono le riserve. E che ci fa Iniesta in panchina? Togliamo David Villa? No, sì. Meglio Pedro, preferisco. Vai. Ok, fatto. Yeah. Iniziamo. Questo classico. Dove siamo? Al Santiago Bernabeu? Credo di sì, perché... Sì. Sì, ok. Sto zucchino di merda, non riesco mai a fare gli ultimi. Io non riesco mai a beccare quello più in fondo a destra. Sì, anch'io, quello laggiù, aspetta, il prossimo. Scusate. È una palla. Sfida personale. Vabbè. Iniziamo sta partita. Devo darci un'occhiata qua. Pedro Perito. Ciao Bel! Anche adesso, io non lo sopporto più. Non vedo l'ora che lo tolgono. Ronaldo, capitano, e Puyol, l'altro capitano. Ah, però muovete il culo. Cosa ti aspetti da questa sfida, Beppe? Credo che assisteremo a un battuto pario tra due formazioni dal potenziale molto simile. Bello stadio, bello stadio. Grandioso, enorme. Dai, datevi la mano. Dai, muoviamoci. Che qua abbiamo voglia di fare. Sì. Sembra la palla, bravo. Ok. Dovrebbero fare anche qui, potresti scegliere la moneta, fai testa croce. Perché alla fine chi gioca in casa comincia sempre da centrocampo. Vabbè, le formazioni abbiamo già viste. Ok. Ok, bene, cominciamo la partita. Matte, fammi un piacere, vacci piano perché io, te l'ho appena detto, sono scarso. Ok. Sempre pericoloso e attento Messi. È una mia impressione o non corrono? È Matte? Non prende bene il tasto R1? A me sembra... Rigore? Rigore! Non prende, non corrono. È R2 che corrono. Ah, è vero. Cos'è la batteria? Non è PES.
Allora ti ricordi, no, come si butta? No. Vai. Il tiro di Cristiano Ronaldo. Cazzo. Ve l'ho detto, raga, che sono scarso. Vabbè, i rigori sono difficili. Questo è il risultato che ho sbloccato. Non so se no. Non mi fido. No, questo no. Cazzone. Cristiano Ronaldo. Il gol di merda. Stronzo. Vai, vai. Ok, ci siamo pronti? Sì. Non sono buono per le finte. E non sono buono a prescindere. Che è diverso. Ecco. Visto! Cioè, due gol nel giro di 7 minuti del gioco, poi, cioè, per intenderci, non è il mio gioco. Pronti? 3, 2, 1, si parte. Fanculo, fanculo. Ho detto fanculo. Fottiti. Da Pujol. Pujol, ignorante. Caresso. Ah, ma Caresso è proprio un coglione. Vai, ti faccio passare. Messi, guardate quello scarta. Che l'altro giorno non ha fatto il culo. Gol! Iniesta, di testa. Vediamo. Cavolo, bello che ho anche sbagliato, ho premuto quadrato, abituato a PES, che quadrato si tira. Ma quest'anno hai comprato FIFA. Sì, però ho lasciato i tasti di PES, li ho modificati, e se no io non vado avanti. Infatti qua da te tutto strano. Se vuoi possiamo cambiare. No. Dopo sei in svantaggio tu. Com'è questo, come si fa il contrasto? La scivolata? No, il contrasto per rubare palla, per esempio. Quadrato. Quadrato, ok. Tipo questo? No. Sì, quello come sta. Hai Modric, merda. Modric mi sta sul cazzo, me. No, dai, fatti. Shit! Dai, Casillas, fatti vedere quello che sei capace. Ma vaffanculo! Ma stronzo! Mica riesco a scartarti di tutto. Sì, secondo me sì. Ma dai! È arrivato! Ma non ci posso credere! Vaffanculo! Portiere! Ah! Caselia! Non ci posso credere! Una roba mai successa! Gol del portiere! Dopo facciamo un gioco, dai, che... In cui sono bravo anch'io, là. Sì, dai. Forse devo mettere un po' meno tempo. Sì, quanto hai messo? Boh, ero già impostato. Ah, ecco. Okay. 10 minuti? Dai, gioco un po' di merda oggi. Ecco, cioè quello lo fa da solo. Tiago, Iniesta, trova Xavi. Attenzione, shit! Ma sempre con sto tiro col quadrato invece di tutto. Boia del tuo diavolo. Attenzione, Modric, prova il tiro. Sì, te Modric sono merda, te lo dico io. Ecco. Hai fatto la cosa giustissima. Ronaldo. Fottiti! Attenzione, Ronaldo. Si avvicina, Ronaldo. Attenzione, Ronaldo, finta. Sto Ronaldo. Oh. Ma vaffanculo. Cosa è successo? Vaffanculo! Ma no, oddio! Pedro si impugna un coglione! Cazzo. Non vado.
Pepe, sei una merda anche te. Allora raga, noi abbiamo 1-2 questi nuovi, sono da poco che abbiamo questi canali YouTube. Sì, tutto due ce l'abbiamo. E niente, io farò molti video su FIFA, anche se volete delle critiche, non so, come volete voi, scrivetelo sotto, sì, nei commenti, e troverete che ho dei video in inglese perché conosco l'inglese. E quindi anche per... No, non è che lo conosci, lo sai proprio a memoria, appunto. E ecco, per non lasciare i nostri amici, che ho anche altre parti del mondo, diciamo. Esatto. Io invece, anche io l'ho aperto da poco, ma non faccio video di giochi perché, cioè, non ho la telecamera io, cioè ce l'ha il mio amico qua. E ho, mi trovo dei video di fortuna che mi trovo in vecchie telecamere, cioè in vecchie macchine fotografiche, oppure ecco, oppure in col cellulare o robe varie. Ho messo pochi video per il momento, se li va guardate, li metterò anche sto video, lo metteremo insieme. Ok, quindi faremo molti video, diciamo, video di giochi, recensioni, ma anche cose divertenti, diciamo. Tipo per esempio io ho messo un nostro amico coglioni che si butta nella merda. Ah sì, non facciamo nomi perché non facciamo nomi perché sennò si incazza. Però io lo direi quasi quasi, però meglio di no. Ma dove cazzo tiri quella palla? Ma che palle! Ah, beata ignoranza che so io. Dai, oh, a stronzo. Ma baffa. Ma. Ciao. Passaggio sbagliato da Messi. Io non ho mai capito, si chiama Xavi o Xavi? Alcuni lo chiamano Xavi, altri Xavi, non va a capire. Alcuni un po'. Io lo chiamo Xavi, mi piace la di gente. Più. Guarda, te penso che io da piccolo chiamo Xavi, con la X. Ah, complimenti. Beh, ma non sai, spagnoli, sì, tutti strani. Non è che mi come ti pare. Una cosa che ho notato, degli spagnoli e degli argentini chiamano tutti i loro figli Santiago. Cioè, una roba assurda. Adesso anche la Belen chiama suo figlio Santiago. Cioè, una roba assurda. Pure Messi l'ha chiamato Santiago al suo figliuolo. Il nome? Sì. Adesso il cognome... No, è Tiago. Ah, non Santiago. Ah, Tiago, Tiago, sì. Tiago Messi. Chissà se sarà il nuovo star tra 20 anni. Ma shit! Fanculo. Raga, come sappiamo tutti, quest'anno, verso fine dell'anno, uscirà la Play 4. Sì. Che non credo compreremo subito, perché... In base ai fondi. Vedremo cosa sì. ci rimane. Sì. E... Continueremo quindi probabilmente a far video della Play 3. Hanno fatto l'altra sera la discussione della Sony, cioè si racconta giapponese. I giapponesi sanno tutto. Hanno detto che metteranno molte nuove cose. Sì. E potrete connetterla PS Vita con la vostra Play 3. Play 4. Con la Play 4, scusate. E tipo ad esempio... Il 3D sarà aggiunto. Sì. E se tipo ad esempio se vostra mamma o qualcuno viene a disturbarvi, potete trasferire il gioco direttamente sulla PS Vita. Esatto. E continuarlo a giocare lì. Una cosa incredibile. Poi avremo, hanno detto, hanno parlato di altre cose molto belle. D'altronde i giochi soprattutto penso che saranno fantastici. La grafica, sì, dicono che migliorerà, ma io non credo che potrà migliorare tanto. Sì, davvero, già con la PS3 e la Xbox. Sì, sono molto curiosa di come migliorare la grafica, perché se, diciamo che siamo qui quasi alla perfezione. Beh, la perfezione è un'altra cosa, qua siamo sulla qualità molto buona. Sì. Però perfezione, diciamo, sarebbe un video vero. Il calcio qui sappiamo tutti che ad esempio FIFA ha bisogno di molti riaggiustamenti. Sì, vero.
E come possiamo vedere anche il quinto gol arriva. Cazzo. È davvero una forma strepitosa. E niente, alla play 3, 4 scusate, cioè, l'ho spesso perché l'abitudine è abituato. E il controller sarà tutto nuovo, ci sarà una parte dove è touch, sì. E quindi potrete, non so, veramente non saprei, non l'hanno detto, ma magari in FIFA potrete parare i rigori, non so. E poi hanno detto che ci sarà un pulsante che credo sia dietro, dove c'è scritto condividi, che è solo per condividere, potete diventa, hanno detto che lo faranno tipo un nuovo social network, un nuovo, sì, un computer, comincia a diventare più un computer che è una cosa, una console, non so che secondo me. Poi hanno parlato, vediamo, hanno parlato di tante cose. L'hanno detto che, allora, un'altra cosa, hanno messo, ad esempio, potrete condividere in diretta quello che fa un tuo amico. Se ad esempio tu hai un amico nel PlayStation Network, potrai vedere, se clicchi su di lui più o meno, potrai vedere cosa sta facendo, cosa sta giocando in diretta. Sì. E quindi è figo, cioè secondo me, cioè, hanno aggiunto anche troppa roba. Ma però, che uno si perde quasi. Sì, però secondo me è una console deve essere una console, devo migliorare la grafica o contenuti, ma non farlo diventare una specie di computer. Io invece secondo me fanno anche bene, così migliorano tante cose. Per esempio ci sono i super nerd che loro preferiscono il computer, per esempio, a giocare ai giochi di sparatutto. Secondo me si prende una cosa. Quello che dico, cioè, se lo fanno più simile a un computer, magari anche quei nerd lì saranno un po' più accontentati. Poi si vedrà se sarà meglio o peggio. Secondo me sarà peggio, perché finora non hanno mai sbagliato un colpo, cioè hanno sbagliato. Hanno detto che miglioreranno molto il server online, sì, perché come sappiamo sulla Play 3 fa un po' cilecca ogni tanto. Dai, sì. E hanno detto, secondo me, l'Xbox forse ha un po' vinto questo round contro la Play 3. E però hanno detto che la console non è stata presentata e ce ne hanno solo parlato. Ne hanno solo parlato per tenere sulle spine, diciamo. Sì. E dicono che sarà molto difficile per Xbox cercare di eguagliarlo, sì, perché ci dovranno dare molto da fare alla Microsoft. Niente. Quindi sì, in poche parole diventerà un nuovo shit computer. Quando viene sfumato, gli avversari possono tirare davvero un sospiro. No, di nuovo no, con sto portiere di merda! Ma no! Non ci posso credere! Ancora con quadrato! Ah, come vorrei avere i tasti di PES. Fanculo. Ma te, fammi fare un gol, per favore. Dai, uno solo, grazie. E arriva il gol di Chicco. No, ecco, neanche stavolta. Gol. Autogol! Ed è gol! Ed è gol! Un grandissimo gol da Kedira! Yo. Comunque, il calcio non è mai stato il mio sport. Alla play, anzi, l'unico sport in cui sono stato bravo alla play sarà stata la MotoGP, quello lì mi piaceva, però adesso tra Assassin's Creed, Far Cry, Call of Duty, e non c'è più niente da fare. No, ma come sei messo? Fallaro! Sei un fallaro, sei un fallaro, ti sta bene, un bel rosso, ti sta di un bene che non ti immagini. Siamo al 77esimo, abbiamo tempo, vediamo, non so.
hanno detto il design sarà tutto nuovo. E boh, io mi aspetto molto. Sì, anche io. Però boh, dovremmo solo aspettare. Hanno messo, hanno fatto vedere l'altra sera qualche demo di qualche gioco nuovo. Sì. Ad esempio c'era. Cosa c'era? C'era Killzone 4. Wow. C'era il nuovo Uncharted. Davvero? Sì. Grande, bello Uncharted. No, scusa, piaciuto. Non Uncharted. Cosa? Infamous. Ah, anche quello è bello. Infamous 2 è bello anche. A volte mi confondo, non so perché. Comunque sì, Infamous. E, Star Wars? Star Wars? Sì. Clone Wars, quelli cartoni. Ah, sì. Ah, non mi sono mai piaciuti quelli là. Cioè, lì la grafica è dura, da migliorare. Cioè, è già un cartone. Sì, infatti. Però una cosa che mi scoccia è che la fanno uscire per esempio tra PlayStation 2 e PlayStation 3 c'è stato un divario di quasi 10 anni, mi sembra 9 anni o 8. Cioè adesso la Play 3 è uscita non da troppo, cioè nel 2007, sono 7 anni, l'hanno fatta durare poco secondo me. Sì, anche io sono d'accordo su questo. Sì. Cioè, perché c'è molta gente che conosco, per esempio, io ce l'ho dal 2010, però per esempio qui, Matteo, da quanto tempo ce l'hai tu? Da quest'estate, no? Io neanche un anno, perché problemi economici, no dai, scherzo. Cioè, no, dai, i genitori... L'ho speso in altre cose. Sì, infatti. Ho speso i miei soldi in altre cose e poi ho avuto la cresima e lì... Ah, esatto. No, io invece ho avuto il culo di avere il fratello più grande, che anche lui lavoreva. Per povero. No, perché ho speso i soldi, li ho tenuti da parte, diciamo. Davvero? Sì, alcuni sì. Ho detto, perché avevano già accennato che usciva la 4, loro hanno detto... Sì. Cioè, non ero convinto di comprarlo, ma ho detto un altro anno senza, cioè... Sì, vale la pena. Poi c'è... vedremo, dai. Ora basta, inizia a fare falli. Mi hai rotto le palle, adesso ti fa allare tutto. Ti distruggo Ronaldo. Lo rompi in due. Ti sei convertito a FIFA, eh? Eh? Ti sei convertito a FIFA. Ah, io sì, sempre stato a PES. Cioè, ora ho FIFA 13, però con... Ah, finita, cazzo, non ho avuto il tempo di farti fare. Bravi, bravi, bella partita. Anche un autogol, complimenti. Bravo Matteo, eh. Bravo, complimenti. E allora... Oh, fammi vedere le mie di prestazioni. Scherzo, adesso mi sono... Sono in prestazione giocatori. Ah, vabbè. Vai. Il mio più forte Messi con 8.1. Ripeto, 8.1. E il peggiore Adriano con 4,3. Ok. E raga, adesso chiudiamo, faremo altri video se vi interessano di FIFA. Sì. E ci vediamo la prossima volta. Ok, ciao, ciao bel.